Cornelius e Inglese rientrano entrambi da, da un infortunio. Quindi, eh, sulle valutazioni delle tre partite, bisogna tenere in considerazione anche eh, quello che ti dice lo staff medico. E, se si va a ragionare, l'unico giocatore che mh, è rimasto fuori è, è stato Dejan Koluseschi. Gli altri poi sono state scelte obbligate. Quindi, eh, assolutamente no. Penso che la partita. E sia stata fino all'episodio del 2-0, una partita abbastanza equilibrata, dove la Roma sicuramente ha avuto più possesso palla, ma situazioni da palla e gol non è che abbiamo subito tanto, considerando il fatto che su 1-0 Roberto Inglese ha avuto un'occasione clamorosa per pareggiare, quindi è chiaro che poi gli episodi comportano anche i giudizi. Ma Andreas ha fatto il primo tempo molto bene, è chiaro che mh, Roberto ha un percorso fisico più lungo rispetto a Cornelius perché sta lavorando da più tempo, e chiaramente eh, Roberto con condivide, convive con un fastidio alla caviglia e, e quindi magari ha più problematiche nelle nei movimenti, nello spingere, e però considerando i tempi è tutto normale, quindi quello che... Che mi auguro che ben presto entrambi i giocatori arrivino a una forma fisica ottimale. Sicuramente non si è perso per, eh, per l'arbitraggio, poi eh, spesso e volentieri, però eh, qualche, qualche situazione di valutazione diversa c'è stata, ma non ha eh, sicuramente influito su, sul risultato della partita. Ma non mi è piaciuta la situazione del secondo gol, dove eh, Giuseppe era stato, Pezzella era stato bravo sulla situazione del cross eh, a rimediare una situazione pericolosa. Eh, e abbiamo concesso un rigore un po' ingenuo, dove da lì poi la partita è finita, dove non si è creato più nulla. È chiaro che in alcune situazioni colpabilizzare inglese sulla circostanza non me la sento, perché è stato bravo, è stato bravo a crearsi quella situazione e credo che sia stato bravo il portiere a, a, a fare una bellissima parata. È chiaro che poi... E sulla, sullo 0-0 abbiamo avuto la circostanza del tiro di Cuco che ha sfiorato la traversa e dall'altra parte invece abbiamo trovato un grandissimo giocatore come Pellegrini che purtroppo l'ha messa dentro quindi, eh, sicuramente si poteva far meglio perché si è perso 2-0 quindi non dobbiamo assolutamente essere soddisfatti né della prestazione né del risultato però eh, per quei ragazzi che sono scesi in campo eh, devo dire che sono abbastanza soddisfatto